questo è il globo Terra. Il globo che gira 1670 km orari sul proprio asse. A causa della forza centrifuga, tutto quanto dovrebbe volare via dalla superficie della Terra, perpendicolare all'asse su cui ruota. Queste linee parallele sono anche conosciute come linee della latitudine sul globo Terra o l'ipotetica posizione della corticella se vivessimo su uno yo-yo. Ma fortunatamente per noi, ci dicono, c'è un'altra forza che ci trattiene dal volare via da questa nostra palla rotante. E questa magica forza è chiamata gravità. La gravità è far credere ad una forza, come ci hanno detto, che tira qualsiasi cosa in basso, verso il centro della Terra. È come avere una ventosa sui nostri piedi. E questo fa sì che cose come queste siano possibili con una rotazione di quasi 1700 km orari. Giusto? Sul globo Terra, in giallo, le linee della latitudine. Chiaramente, all'equatore, la forza centrifuga data dalla rotazione e la forza di gravità dovrebbero bilanciarsi, lasciando così lo scenario, per quanto improbabile, di rocce perfettamente bilanciate su una Terra rotante, almeno verosimile. Ma che ne è delle altre località sulla Terra? Perché la forza centrifuga disegnata in giallo, quella che lancia le cose fuori dalla Terra, è originata dall'asse e quella che attira tutto quanto indietro al suolo, la forza che chiamiamo gravità, disegnata in rosso, arriva dal centro della Terra, non dall'asse. Problema di palla? Così, se cerchiamo di bilanciare queste rocce, diciamo in Nord America, sarebbe impossibile perché la gravità non sarebbe in alcun modo nel verso giusto per potersi opporre alla forza centrifuga della Terra rotante. La gravità tira nella direzione della freccia rossa, mentre le rocce sono lanciate via dalla Terra nella direzione della freccia gialla. A meno che queste due forze siano opposte e in egual maniera, significa che rispetto a dove è originata una, l'altra spinge contro, come all'equatore. Allora, queste, come tante altre rette in giro per il mondo, sarebbe impossibile. Con un po' di ricerca non richiede molto rendersi conto che questo è un controsenso. E forse tutti noi dovremmo porre un po' più di attenzione a questo. Tremate davanti a lui tutta la Terra. Il mondo inoltre è stabile e non può essere mosso. 1 Cronache 16:30. Luca 8:17.